Buongiorno, allora, innanzitutto sto mettendo il ghiaccio, che poi in realtà sono preso per una cosa in capitale, tra l'altro devo mettere in interfizio e prendere un'altra cosa, perché onestamente parlando queste qui non sono più buone. Comunque, sto andando in farmacia per prendere appunto Voltaren e quest'altro, visto che ieri non c'erano, quindi l'ho dovuto ordinare per stamattina. Comunque la situazione non è migliorata, anzi mi sembra che sia peggiorata ancora di più, nel senso che magari fino a ieri qualcosina in mano potevo prendere, ma stamattina veramente no. Ovviamente prendere in mano intendo piccole cose, ad esempio un sacchettino che è leggero, qualcosa, cioè, ma non riesco a prendere, però ovviamente con due dita e mano sempre ferma nella stessa posizione, perché che poi se ci fate caso la mano è torta, guardate, cioè così è dritto, sembra dritto ma in realtà è torta, che mi fa veramente veramente male. Comunque mi ha dato fino a domenica il dottore il certificato. Tra l'altro sto guardando, scusatemi, IAR, storie incredibili. Comunque adesso guardo questo programma. Adesso mi guardo questa puntata perché mi sta qualcosa di buffo da ridere. Quindi ci sentiamo dopo e vi aggiorno comunque sulla situazione. Tra l'altro una compressa di volta l'ho già presa, anche se la dottoressa mi aveva detto la sera però mi faccia troppo male, quindi l'ho presa. A dopo. Allora, sono al computer mentre sto guardando la TV e sto cercando di esportare il video, quello che doveva uscire ieri, che però ancora non è uscito, perché ovviamente non riesco ad esportarlo e non capisco come mai. Comunque adesso ci riproviamo e sperando che appunto me lo faccia esportare, perché adesso vediamo un attimino. Cosa vedo molto dura, ma non capisco il perché. A questo punto, se non me lo fa esportare, disinstallo il programma, lo ristallo e ci riprovo a questo punto. Quindi adesso vediamo un attimino e poi decido che cosa fare. Manca 10 secondi, quindi speriamo bene. Tra l'altro io ho messo il ghiaccio, però mi fa sempre male. Certo, va bene che comunque ci vuole del tempo, che nell'oggi e domani lo fa, però comunque. Niente, allora proviamo a disinstallare il programma e a reinstallarlo e vediamo un po' cosa succede. Quindi questo video durava un fracasso, tra l'altro, durava la bellezza di 34 minuti. Un video così lungo non l'avevo mai visto. Però adesso appunto provo a disinstallarlo, vediamo un attimino. Allora, forse sono riuscita a trasportare il tanto video, sono al 5%, quindi penso che a questo punto uscirà nel pomeriggio. Poi domani a questo punto uscirà quello che doveva uscire oggi, cioè quello di ieri, perché questo qui che esce oggi, che sto asportando adesso, sarebbe il video di ieri, l'altro che doveva uscire ieri, quindi esce oggi. Quello di ieri doveva uscire oggi, uscirà domani,
Questo sto registrando adesso, doveva uscire domani, ma uscirà dopo all'altro. Che... non so se avete, siete riusciti a capire quello che volevo dire. Comunque adesso vorrei mettere anche un po' di ghiaccio sul polso. E nel frattempo c'è il cane che russa. Poi penso che stasera andremo a mangiare dai miei suoceri. Non lo so, adesso vediamo un attimo. Perché comunque io non posso rigovernare. Quindi già anche cucinare forse sarà un problema. Quindi adesso vediamo poi se ci riesco. Perché onestamente non lo so. Tra l'altro sono sveglia dalle 4:30 di stamattina per via del dolore. Perché mi faceva veramente male. Infatti me lo massaggiavo addirittura. Ma veramente, veramente male mi faceva. Allora, il video... così si mi suggerisce spostarsi, quindi uscirà appena finito, manca 3 minuti e 15, anzi 13, quindi pomeriggio, nel pomeriggio già uscito, insomma, ecco, appunto come vi dicevo, fra 3 minuti e appunto, quindi lo mando online. E poi mi metto subito a montare anche l'altro, così per domani ce l'ho di già. E stasera mi metto poi a montare anche questo. Almeno così è già pronto anche per domattina. Per domani l'altro. E così via, insomma. O se no ne faccio uscire due oggi, comunque adesso. Scusatemi. Ma ho sonno veramente, è dalle 4:30 che sono sveglia, quindi ho veramente sonno, penso che pomeriggio mi farò un pisolino e poi vediamo un attimino. Tra l'altro ancora non è venuto, non mi ha chiamato l'idraulico per sistemare la perdita che c'è in bagno, quindi vediamo un attimino. Tra l'altro ora provo a mangiare uno dei, ora mangio, anzi meglio assaggio uno dei degli yogurt, quelli nuovi che avevo comprato ieri. Sono curiosa di provarli, quindi adesso me l'assaggio. Allora, il video l'ho già caricato e al 4%, quindi comunque sono già in fase di caricamento. Adesso mi faccio qualche coccola al mio bambino. Comunque ho assaggiato tutte e due, sia quella alla vaniglia, quella al cocco, gli yogurt, quelli che avevo comprato ieri all'Esselunga, e devo dire che mi piace più quella alla vaniglia che quella al cocco, sì, però buoni tutti e due. Abbiamo finito di mangiare, abbiamo già rigovernato tutto quello che c'era già ieri sera. Faccio solo fare la mano. Muore, saluta. Ciao. Che ancora non ti avevano visto. Ma mette. Ci sta la madre. Sì, no, è fatto. Il video sta per andare online. Io ora faccio coccolina a questo bambino. Allora, siamo tornati a casa, già da un bel po', anche perché io alle 5 ho il coprifuoco, quindi ho comprato il tutore, poi è arrivato l'ordine di Arca Planet, le scatoline di scatolette per le signorine e il sacco. Però di questi ce ne doveva essere due, invece ce n'era uno solo, quindi abbiamo già chiamato. Comunque adesso mangiamo. Penso che si vada a rimozzare il prosciutto e non so che cosa. Buon appetito! Secondo voi, sondaggio, chi è più carino dei due? Felpina verde o questo piccino qui? Mamma mia, dai però, scusate per la visuale, Sì, già, sì. Allora, scusate per il buio, comunque stiamo portando fuori il canino e poi Marco andrà a letto, io penso che mi guarderò un DVD,
Nel frattempo Marco tanto si deve farla tutta. La barba io. Sì, penso farò qualcosa. Un film. Tra l'altro mi devo organizzare anche per domenica sera perché sono a cena da sola, quindi mi dovrò organizzare per fare qualcosa. Non so, andrò a cena dai miei nonni, dei miei, non lo so adesso. Oppure mi faccio semplicemente. Ah, siamo appena tornati dalla passeggiata con il cane. Comunque, prima mi stavo dicendo di Ark Planet. Allora, praticamente a noi ci è arrivato il pacco, quello là che vi dicevo oggi, questo. E praticamente nella bolla, a bolla va bene, nel senso, il primo rigo, quindi questo qui, equivale a il sacchetto dei croccantini, ai sacchetti, anzi, infatti la quantità qui dice 2, ora non la metto, non metto a fuoco, non so perché, no, niente. Mentre gli altri due righi sono le scatolette, infatti 6 e 6 va bene. Però qui dei sacchetti dice quantità 2, in realtà sarebbero questi, infatti, in realtà ce n'è solo uno. Quindi abbiamo già chiamato Ark Planet, appunto, e hanno detto che siccome l'ordine è a nome di mio suocero, quindi manderanno un'email a lui. E poi vedranno, la bolla l'hanno già controllata perché loro lo vedevano e hanno detto che la bolla va bene. E ora devono controllare se in magazzino appunto c'è un altro, effettivamente un altro sacchetto, un sacchetto in più di Virtus dei suoi croccantini, quindi se c'è effettivamente, allora ce l'hanno dato uno in meno a noi. Comunque, adesso mi metto a io mi sento bruciare. Non so se è un effetto della mano perché mi sto poco bene, ma io mi sento veramente a bruciare. Poi in realtà non sto bene di stomaco, pancia, testa, ora mi misuro la febbre. Perché... Comunque, adesso mi metto a montare questo vlog più quello di ieri. Quindi io concludo qui il video. Vi mando un enorme bacione con la mano malata. Ve la manda anche questo signorino qui, che è già cuccia ma fa un pochino, deve mangiare. Saluto amore, ciao amoroso. E poi vi saluto anche Marco, che è farsi la barba credo, la doccia, non lo so, una delle due. Comunque è in bagno, quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video e buonanotte. Ciao!